Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video su Monster Hunter World, ma soprattutto con tutto quello che è successo addietro. Quindi cerca anomalie nella foresta antica, conferma l'esistenza del Velkan, abbiamo visto apparire quel drago gigante che riesce a ghiacciare tutto. È stato incredibile. E ora dobbiamo soltanto andare a vedere cosa succederà. Anomalie nella foresta antica. Se un drago anziano di una tale potenza è in zona, sicuramente ha lasciato tracce del suo passaggio. Come ad esempio mutazioni e mostri mai visti prima d'ora nel nuovo mondo. Mutazioni e mostri? Andiamo a vedere di cosa si tratta. Di Velkana. Diamo un'occhiata qui intorno. Prese. Aspetta un attimo. Queste sono tracce di... È quello che penso? Non lo so. Dimmelo tu. Cosa hai in mente? Questi solchi. Sì, non c'è dubbio. È qui nel nuovo mondo. Ma chi? Ce n'è ancora? E queste sono impronte di un antico wyverniano. Deve essercene uno nelle vicinanze. Guarda, lì sopra! È qui? È sempre stato qui. Sonno, veglia, un istante, un'eternità. Là è sopito, qui ridesto, in un ciclo eterno. Poi là si desta, qui si spegne, è sveglio ovunque, sempre più intenso. Qualcosa ha iniziato a muoversi. Stiamo per scoprire qualcosa di grosso, collega. Sì, ma a questo punto non è meglio tornarcene a casa? Che bella l'armatura del Bariat. Questo Aptonot è... è ancora caldo. Questi aculei sono di... Il Nargacuga! Urathalos! Wow! Ma come wow? Questi ci fanno il culo! Siamo i primi ad avvistarne uno nel nuovo mondo. Torniamo indietro e informiamo gli altri. Quindi, a quanto pare, avete trovato tracce di Velkana nella foresta antica.
Ed è comparso niente meno che un Nargacuga, una specie mai avvistata nel Nuovo Mondo finora. In più, abbiamo ricevuto segnalazioni di un Glavenus nelle guglie selvagge. Sentiamo, hai qualche ipotesi? Eh? Io? Abbiamo già assistito a mutamenti improvvisi nell'ecosistema ed era in corso la traversata degli anziani. Anche stavolta è probabile che le alterazioni siano legate a qualche fattore esterno. Deve essere lo stesso fenomeno che ha scatenato la furia del Nargacuga e del Glavenus. E tu che ne pensi? Io concordo con il capo. E scommetto che, come con il Nargacuga, vedremo comparire un'infinità di altre specie. Avete decisamente un buon intuito. D'accordo. Non ci resta che indagare sui nuovi mostri e cercare altre informazioni sul Belkana. Vi voglio subito sulle tracce del Nargacuga e del Glavenus. Quindi, ombra onnipresente, la lama rovente. Dalla lama rovente si capisce che uno dei due sarà sicuramente il Glavenus, perché il Nargacuga lo conosco già. Il Glavenus sinceramente no. Però credo che il Glavenus sia appunto un mostro di fuoco, che ha come arma principale il fuoco. Dall'altra parte il Nargacuga è debole alla tuono, e quindi questa spada va già benissimo, però devo mettere sicuramente qualcosa che fermi il sanguinamento. Gioiello resistenza al sanguinamento, sanguinamento, e quindi l'abbiamo portato al livello massimo. Se infatti noi andiamo a vedere qua, equipaggiamento, la nostra abilità previene il sanguinamento, non sanguineremo, e quindi molto importante. In più l'armatura del Bariot ci aiuta a fare schivate molto più estese, incrementa il raggio di schivata, atleta, riduce il consumo di resistenza quando effettui delle mosse che consumano resistenza, come ad esempio le schivate. Non male, quindi abbiamo un buon attributo tuono di 540, un buon danno di 818, non male, ma soprattutto, ragazzi, una cosa ancora più importante, un ottimo bonus difesa, ottimo. Partirò quindi dal Nargacuga e, una volta scoperto, proverò ad utilizzare il razzo SOS che ho provato ad utilizzare spesso, ma non ho ancora ricevuto aiuto, quindi mi piacerebbe molto provare un combattimento di squadra. Poi col Nargacuga, ragazzi, ha una coda veramente devastante, bisogna stare molto attenti, molto. Però adesso posso prevenire il sanguinamento con i bonus dell'armatura. Wow, la primissima indagine sul Nargacuga nel Nuovo Mondo! Che colpo! Sì, che colpo. Allora ragazzi, visto che l'abbiamo già trovato e sappiamo già com'è, a questo punto iniziamo subito da qui a cercare aiuto, sperando che almeno per una volta funzioni e che arrivi qualcuno, visto che ancora non sono riuscito a giocare in squadra con qualcuno durante i video. Porca miseria. Eccolo. Salve. E non si arrabbi così subito. 71. Che botte. Wow, che figata. Avete sentito? Come una pantera. Occhio, occhio. E anche questa giustamente. Buona. E anche questo giustamente come il Bariot non starà mai fermo. Mai. E perché dovrebbe? Vediamo se. Ti è piaciuto? Oh, vedete che abbiamo fermato la mossa, la codata? No. Pensavo di riuscire a dare fastidio alla coda. Qui già Shaq ha preso robe, ma sono sempre scaglie lucide, quindi. A parte un paio scintillanti, ma. 71 di nuovo. Certo che in faccia gli facciamo un male incredibile con quest'arma. Guardate che 71 è tantissimo, eh. Non sottovalutate mai quel 71. Cavoli, mi ha distrutto. Ok, piccola cura.
e si riparte. Mi hai mancato. Quella coda lì è da tagliare. Ah. Dai, 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 bel bravo, per favore. Dai, resistiamo, ragazzi. Un bel po' di legnate e magari lo buttiamo a terra. Sarebbe già un ottimo inizio, eh. Non male. No, nel culo no, per favore. Stiamo sempre sulla faccia, ok? È sempre un buonissimo inizio, secondo me, questo, ragazzi. In questo momento lui è anche, guardate, incastrato. Ottimo. Ottimo, insistiamo. Approfittiamone. Potrebbe essere davvero importante adesso avergli da tutte queste legnate senza sosta. Ok. È nostro, è nostro, è nostro. All'assalto. Opla. Dai. Iniziamo a tartassarlo seriamente. Forse ci è arrivato un piccolo aiuto, ragazzi. Forse. Ancora con sta coda. Basta. Ah. Abbiamo fatto qualcosa di veramente devastante qui. E altra parte raccolta. Porca miseria, ma sempre. Tranquillo, brother, tranquillo. Ok, perfetto. Mannaggia, mi ha preso. Devo stare abbastanza attento. Tanto sì, credo proprio che sia arrivato un amico, finalmente. Che belle le battaglie di gruppo. Non le faccio quasi mai, sinceramente. Oh, attenzione. Ok. Ok. Pare abbastanza infastidito il signorino, eh. Dove sei, Narga? No, ha schivato. Ah, gli è salito sopra, perfetto. Gran lavoro qui, gran lavoro. Facciamo il nostro, ovviamente. Ragazzi, qua rischiamo veramente di fare una bella figura, ma anche da solo me la stavo cavando molto bene. Nonostante il Nargacuga non sia proprio così facile per la sua velocità, ma forse abbiamo azzeccato armatura, difesa e arma. Non sottovalutiamo anche questo, eh. Dai, proviamo a tartassargli nuovamente la coda, riprendere l'arma rossa. Perfetto, lama ancora rossa, dai. Insistiamo. Attenzione all'angela. Porca miseria, mi ha tirato una testata. Ma si fa? Ok, via il mantello. Qui c'è qualcosa. Preso. Ma proprio adesso doveva arrivare questo. Però beh, potrebbe anche darci una mano, eh. No, è scappato via. Mannaggia. Il Nargacuga no, ovviamente. Occhio. Vediamo se riusciamo ad avvelenarlo in qualche modo. Penso di no, comunque. Magari si avvelena, eh. Sì, sì, si è avvelenato invece. Ah, pensavo di averlo schivato. Questa fa malissimo, ragazzi. È meglio curarsi, assolutamente. Non possiamo star qua a rischiare tutto ciò. Meno male che mi sono curato. Attenzione qui, però. Attenzione, vediamo se riusciamo a curarci di nuovo. Penso di sì. Perfetto. Ok, non sta fermo un minuto. Questo è un bel problema. Stavolta col cacchio. Stai fermo, però. Porca miseria. Mantellino a questo punto. Visto che fai tanto lo sbruffone. No, la faccia ce l'aveva lui proprio davanti. Comunque guardate che gli abbiamo spaccato la faccia, perché si vede proprio che c'è un graffio. Guardate lì. Ha un taglio proprio in faccia. È devastante, eh? Oh. Ok, bella randellata qua, ragazzi. Un botto di colpi in faccia, eh? Altra mazzata, ragazzi. Altra mazzata sul muro. Questa è una mossa che effettivamente io non faccio mai, di buttarlo contro il muro. Questa è anche una bella mossa, ragazzi, assolutamente.
bisogna farlo sempre. Io spero davvero di riuscire a tagliargli sta cacchio di coda perché non se ne può più. Lo faremo dopo, dai. Allora, le mazzate gliele stiamo dando. Non ce n'è. Oh. Collega, passerai alla storia. E posso ben dirlo perché sarò io a scriverla. Sì, beh. Era già andato a dormire, ragazzi. Dopo un bel po' di randellate, era andato a dormire. Una cosa assurda, ragazzi. L'abbiamo distrutto. Bel lavoro di coppia, posso dire, 28 minuti. Un bel lavoro di squadra. Ed eccoci arrivati, ragazzi. Odogaron. Molto bella, assolutamente. Anche quella del Diablos, la nuova versione, secondo me non è malvagia. Abbiamo anche quella del Rathalos. Molto bella. Molto bella. Ma a questo punto, carrellata. Rathalos Alpha. Guardate. Rathalos Beta. Ora non guardate i colori perché sono modificati, eh. Diablos Alpha. Diablos Beta. Odogaron Alpha. Odogaron Beta. Vedete che i capelli e il cappello sono gialli? Proprio per questo. Nargacuga. Wow. È fantastica. Guardate la beta. No. No, ragazzi. Che belle. Ma questa mi piace ancora di più. Nonostante sia più rozza, però è fantastica. Tutto. Tutto. Mi sarei aspettato, ma non così bella. E pensate che ancora dobbiamo sbloccare quella del Glavenus. Che vedremo nel prossimo video, ovviamente. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo. Presto scopriremo, finiremo le ricerche sul Vulcana già dal prossimo video e soprattutto affronteremo questo mostro di lava, il Glavenus. Vedremo un po' di che cosa si tratta. Grazie a tutti, ragazzi. Un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate sia del mostro che dell'armatura. Bella!